Devo prendermi come abitudine di fermare le moto in prima. E dai, Lena ti amo, apposta, anch'io ti amo, Lena. E mi sto fermo prima che questi due mi falciano. Signor Odorowski, no, ehi, signor Odorowski, signor Odorowski. Beh, ragazzi, questo giretto di maggio molto, molto mistico, molto filosofico, psicologico, devo dire. Mi sta piacendo, dai. Voi vi rendete conto, ragazzi, che io prima mi vergognavo talmente tanto di avere una moto così bella, perché per me è bellissima comunque, che non tiravo nemmeno. Rimanevo fra i 5.000 e i 4.000. Vi rendete conto quanto ero stupido? Ci sono voluti praticamente 10 anni, sì, 10 anni, 9 anni per godermi questa moto. Me la sarei potuta godere quando ero ancora a scuola e le fighette mi venivano dietro. No, non è vero. Certo, ragazzi, c'è un pizzicorino di vento. Sapete quel vento gradevole che ti dice dai, butto giù dalla moto, figlio della mignotta? Ecco, no, vabbè, non è così forte. Però, un pochino. Però, capito, ragazzi, non c'è freddo. Non c'è freddo, però c'è vento. Beh, vabbè, teniamo tutte e due le mani sul manubrio, per carità di Dio. Welcome to Montreal, motherfucker. Surprise, motherfucker. Surprise, motherfucker. Disguise, motherfucker. Rompiamo i coglioni a tutti i montrealesi, che le strade sono tutte così e la moto rimbomba. E meno male che non ho lo scarico modificato. Comunque, ragazzi, ora ecco, finalmente ho trovato il titolo per il video. Scarico modificato sì o no? Bene, bene. Piazza Monreale. Cioè, bellissimo. Bello. Un macello, però bello. Età media. Cosa devi fare? Quando io avevo la moto dall'inizio, quindi quando ho avuto l'YBR e poi la Ninja 2 anni, 3 anni dopo, perché YBR 2007 e Ninja 2010, non mi è mai saltata in mente l'idea di comprare uno scarico aftermarket, uno scarico di terze parti, ecco. E perché? Sì, questo ho capito, tutti e due gli specchietti chiusi, figurati. Tanto vale che guidi con gli occhi chiusi. Perché sinceramente credevo, nella mia ignoranza lo ammetto, credevo che cambiare lo scarico fosse solamente funzionale al rumore e ai cavalli in più. E moltissime persone, cioè sono sicuro, un buon 70-80% dei ragazzi, ma anche degli adulti, ancora ragiona così: voglio lo scarico aftermarket per fare più rumore e per avere quegli 1, 2, 3 cavalli in più. Da quando ho comprato la Speed, che a pieno carico è 212 kg, ho cominciato a interessarmi agli scarichi di terze parti. Indovinate perché, ragazzi? Sì, i miei più svegli iscritti avranno già indovinato. Per il peso. Ecco, ragazzi, l'unico motivo, no, gli unici due motivi per cui io comprerei uno scarico di terze parti, e lo voglio fare, attenzione alle bambine, è il peso e l'estetica. Le uniche due cose, peso ed estetica. Sinceramente, ragazzi, quando io posso avere due scarichi, perché la Speed li ha divisi, è il doppio scarico, il twin, i gemellini. Se io posso avere il doppio scarico posteriore, leggero, quindi magari sono 1 chilo in meno l'uno o 2 chili in meno l'uno, se permettete, ragazzi, da 212 kg passo a 208 e la cosa non mi fa affatto schifo. Da quando posseggo la Speed ho capito che voglio gli scarichi aftermarket per l'estetica, ma soprattutto per la leggerezza. Ce l'avete mai arrivati, ragazzi? L'avevate mai vista in quest'ottica? Se non l'avevate mai vista in quest'ottica, Papa Sicania vi ci ha fatto arrivare. E di conseguenza, ragazzi, da quando mi sono appassionato concretamente agli scarichi aftermarket, ho anche guardato quelli per la Ninja e per l'YBR, ovviamente.
Quindi diciamo, ragazzi, che se mi trovo i soldi, e me li vorrei trovare, se mi trovo i soldi, la madonna, orca puttana, porca di quella merda, ma avete visto come mi ha spostato, affanculo. Non si vede una ceppa, schibidi bilo, schibidi belo. Minchia, arancione, giallino e blu, tipo ma che motherfucker dici? Tipo astronaut. Mamma mia, ragazzi, non si vede un cazzo, non si vede un cazzo. I pali ci sono, guardate che i pali ci sono, ma non si vede un cazzo. Lasciamo perdere, che poi insulto la mia città e mi censurano. Fanculo Palermo. Cos'è questa? Polvere. Vento e polvere. Le cose più belle per un motociclista, vero? Vento e polvere. Ah, poi questa strada mi fa venire un'emozione. Sì, il nonno cioè, ragazzi, il nonno si è buttato letteralmente sotto la strada. Vai, vai, vuoi passare? Vai, vai, vai. Bravo, bravo. Anziché io si mi fai da apripista. E invece no, perché dopo avermi superato scomparve o volò. Si mise a volare, non mi fece più da apripista. E invece ha girato. Cazzo. Ma non mi supera una macchina full LED che illumina tipo 40 km in linea retta, no? Per esempio, ragazzi, in quanto io appassionato di moto, sono anche appassionato di macchine, di moto di più, ma le macchine mi piacciono tanto. Ho notato che fra gli italiani, nella fattispecie, c'è un astio verso il LED, le luci a LED. Addirittura gli italiani prendono in giro chi vorrebbe le luci a LED. Ma dico io mi sono acculturato, perché volevo capire perché la gente volesse le luci a LED. E ho scoperto, ragazzi, che le luci a LED sono più intense, più resistenti e si sciupano più lentamente. Quindi sono straordinarie. Cioè, capito, l'hai visto quello? Porca puttana! Porca puttana! E quindi, ragazzi, perché questo astio verso il full LED? Ma cazzo, io ho una moto che ha il LED davanti e dietro, ha le luci di posizione, nonché lo stop al LED, ma io sono felice. Perché voi italiani dovete fare sempre i guastafeste, i bastoni nel culo? E viva i veicoli full LED! Minchia, ragazzi, non ce n'è un acceso. Non ce n'è un acceso, fanculo, comune di merda. Comune di merda! Minchia, altro che sotto il sole di Riccione, sotto il buio di Palermo. Stiamo per superare l'ex sede Harley Davidson, questa qua, che poi si è spostata nella circonvallazione di Viale Lazio e poi è fallita. Non c'è più un Harley Davidson in Sicilia, non lo so, a Palermo no di certo. Mi dispiace per tutti gli harleyisti palermitani. Oh, la Lux. Ma che dico la Lux? Il Dux. Mamma mia, ragazzi, sono nella civiltà. Cioè, beh, civiltà, parliamone. Let's talk about it. About it. La signora all'Audi TT, minchia, signora, mi eccita così. Signora, lei mi eccita. La signora col cappottino rosso, il tacco. Fra l'altro si vedeva da dietro che era una signora grande. Avrà avuto almeno 40-50 anni. Però la signora con l'Audi TT, cioè, ragazzi, ha il suo fascino, ma sei fuori? Sole, whisky e Simple Position. Ah, bene, sta ancora registrando, non ho parlato tipo pazzo. Ma lo zaino è ancora dietro, sì. Non lo sentivo più perché sono un tutt'uno col veicolo, sono immerso nella guida. Yeah, scooter, yeah. Sotto il sole, sotto... Ragazzi, quest'estate vengo a Riccione. Ma Riccione è a Bologna, ragazzi, cioè, è accanto Rimini. Sì, perché in Veneto c'è jazz, vabbè. Chiedo scusa, no, lo so che si dice Jesolo, non si dice certo Jesolo. In Veneto avete Jesolo e Bibione, credo. Credo Bibione.
E dove cazzo è Lignano Sabbiadoro? Vabbè, lo vedrò appena arrivo a casa. Beh, io non sono stato a Riccione, né a Bibione, né a Lignano, ma sono stato a Jesolo, mi è piaciuta tantissimo. E voi direte, ma come? Tu sei palermitano, tu hai Mondello, la Sicilia, ti è piaciuta Jesolo? Sì, ragazzi, perché anche se a livello naturalistico Mondello è migliore di Jesolo, beh, Jesolo è trattata 6.000 volte meglio di Mondello. A parte che è lunghissima, saranno almeno 10 km di spiaggia. La spiaggia non solo è lunga, ma è larga. C'è tanta sabbia prima dell'acqua. E poi, ragazzi, i servizi sono straordinari. Docce, docce per i piedi, bar molto ravvicinati fra di loro e attrezzati comunque. Sdraiette, lettini con la tendina tipo baldacchino, cose veramente fichissime, ragazzi. Cioè, un palermitano che promuove Jesolo, dove l'avete mai visto un palermitano che promuove Jesolo? Oh, e pensare che io non volevo nemmeno uscire, vedete quanto sto parlando e quanto sto videando? Alla mia sinistra potete non notare, perché è buio pesto, l'aeroporto militare Bocca di Falco. Sì, infatti non si vede un cazzo. Tu mi devi superare, vai, vai. Bravo, bravo, così mi piaci. Bravo, intuito, intuito, la gente è intuitiva. Come in Veneto, ragazzi, in Veneto, se tu vuoi essere superato da qualcuno, basta che ti metti leggermente a destra, o con o senza freccia, ma basta che ti metti sulla destra, come se volessi accostare, ma continuando a guidare, e i veneti ti superano. Ma lo sapete, ragazzi, che questo giretto mi ha soddisfatto? A parte che, ripeto, mi sento a maggio. Tu che devi fare? Devi rovinare la mia soddisfazione? Jesolo. La prossima volta dovrei andare in Veneto a dire Jesolo, vediamo quanti calci in culo mi danno. Ma vai in Mona, Terun. Mi scusi, ma per Jesolo? Ma vai in Mona. Oppure, ma mi scusi, ma è giusta la strada per Mondello? Mondello, eppure chissà quante persone in Italia conoscono Mondello. Io direi che è discretamente famosa, no? Cioè, credo che sia, assieme appunto a Riccione e a Lignano Sabbiadoro e a Rimini, una delle spiagge più conosciute dell'Italia intera. E non solo, se consideriamo che io a Mondello d'estate ci becco tedeschi e americani. L'ora è più tarda di quello che immagino, caro Gandalf. Sei nel posto sbagliato. Ma guarda quello in statale con la bici. Bravo, bravo. Poi arriva la macchina, fa l'entrata, te copa. E di chi è la colpa? Della macchina? Bravo. Allora, questa moto ha 12.000 giri. Anzi, 13.000 tirati al massimo. Ma io non andrei ma neanche a 12.000 ci arrivo con sta moto. Quindi la metà è 6.000. Io sono sempre terrorizzato che possa salire il tram da qua. Ma ovviamente non è possibile. Cioè, l'hanno fatto di proposito perché da qui il tram scende, così possono scendere anche le macchine. Se il tram salisse da qua sarebbe una follia. Ma voi ve l'immaginate, ragazzi, la ruota là dentro, proprio dangerous. The girl is so dangerous. Oh, che bello. Ma se tutte le strade fossero così, tranquille. Tranquille. Cos'è quella Mazda bianca? Allora, voi dovete sapere che la Mazda MX-5 è la mia macchina preferita, ma da almeno... da Gran Turismo 3, quindi almeno da 16 anni. Perciò ho una discreta capacità di riconoscerla, infatti è quella. Ma cosa fai, Brum Brum, se poi parti, se poi sei ancora là sotto? Holy shit! Cioè, bruciato dalla ninja non si può. No, la ninja 250, se permetti. Bruciato dalla ninja 250. Holy Mazda mal usata. How do you usi male la Mazda? Dimmi che mi supera, la voglio vedere. SV è Savona, credo, ragazzi. È Savona, SV. E tutti i... ah, sì. Oh, sì. Oh, ti prego. Oh, guarda che bella. Sapete, ragazzi, da quando c'è stata la crisi nel 2012, moltissime ragazze sono diventate benzinaie. Ci avete fatto caso? Beh, al sud non succedeva.
ma quando la crisi ha colpito duro nel 2012, moltissime ragazze hanno, come dire, rinunciato ai loro sogni e sono diventate benzinaie, e alcune lo sono tuttora. E dovete capire, ragazzi, che è bello fare la benzina e vedere una gnocca da paura, o anche semplicemente una ragazza, anziché il classico mister, oh mister, mi fai 5 euro. E beh, sono cose gratificanti. Ragazzi, sto guidando da almeno un'oretta abbondante, anche quasi due, ancora non mi sono schiacciato le palle sul sellino, sono commosso da me stesso. Mannica. Che nabbo.